Siamo con Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi della Vita, che questa sera terrà la sua testimonianza e la sua conferenza presso la parrocchia San Paolo Apostolo. Cogliamo quindi l'occasione per porgli alcune domande. Ecco, come sta portando avanti in questo ultimo periodo il suo impegno a tutela della famiglia e naturale e dei bambini, insomma? L'impegno in questo momento è continuo sul fronte innanzitutto culturale, attraverso conferenze che io sto dando in Italia e anche all'estero. Settimana prossima sarò in Spagna, al Monastero del Pueyo, Barbastro, e proprio per difendere questa che sta diventando oggi davvero la battaglia più importante, perché c'è in atto un tentativo di distruggere questa che poi è la cellula della società, ed è un tentativo ideologico molto molto pericoloso. Sono anni noi che ci battiamo, ma proprio in difesa della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, come dice l'articolo 29 della Costituzione, che prima ancora che della famiglia intesa in senso sacramentale come creazione di Dio, perché oggi davvero c'è, come dicevo prima, in atto un tentativo distruttivo ideologico ed è molto molto pericoloso. Per cui continua l'impegno sul fronte culturale attraverso incontri, seminari, i convegni, le conferenze che facciamo. E ovviamente anche attraverso un'operazione di lobbying politica, perché bisogna poi che anche la politica difenda questo principio, questi valori. Ecco appunto, sì, la politica. Noi vediamo come il nuovo governo Lega 5 Stelle ha promosso un ministero apposito per la famiglia. È solo un'operazione di facciata o si stanno effettivamente muovendo a difesa della famiglia rispetto al governo precedente? Allora, qui bisogna fare una premessa. È chiaro che questo governo, tra Lega e 5 Stelle, che è basato su un contratto, è un po' una novità nel panorama politico italiano, e quello che a noi preme evidenziare è che questo contratto, cioè questo programma sottoscritto, non prevede attacchi alla famiglia, non prevede tutta una serie di tentativi di rivoluzione antropologica che abbiamo visto col precedente governo, non solo le unioni civili, ma penso al tema della vita, ai principi, quelli che una volta venivano definiti principi non negoziabili, quindi vita dal concepimento fino alla morte naturale, famiglia appunto, e libertà di educazione. I famosi tre principi non negoziabili. Da questo punto di vista possiamo dire che non ci sono al momento pericoli. Quindi è chiaro che la presenza di una forza politica come 5 Stelle, che è molto difficile da identificare, ma su questi tre temi in particolare, non tutti hanno una visione comune, c'è qualcuno che è agli antipodi rispetto alla nostra posizione. Quindi la presenza del Movimento 5 Stelle rende questo governo un po' anomalo, perché mentre la Lega, bisogna dare atto che è sulla linea della difesa di una concezione antropologica cristiana, 5 Stelle no. Quindi, però, il dato positivo che dobbiamo assolutamente registrare è che si tratta, come io ho definito appunto, un governo di tregua, cioè nel senso che è vero che non possiamo fare molto, cioè perché a noi per esempio interesserebbe abrogare la Cirinnà, la legge sulle unioni omosessuali, oppure rivedere anche la legge sull'aborto. Ci sono tante cose che si possono fare, ma in questo momento siamo bloccati. Dall'altra parte è vero che non si può, cioè, siamo sicuri che non ci sono ulteriori derive sul fronte opposto. Per cui è un governo di tregua. Certo, dico a tutti quelli che sono perplessi, che
che l'alternativa sarebbe stata un governo 5 Stelle PD, Partito Democratico, e questo sarebbe stato veramente una iattura, perché noi oggi avremmo avuto, lo dico in ordine sequenziale, in un governo, ipotetico governo 5 Stelle PD, avremmo avuto la legge sull'omofobia approvata, probabilmente il DDL Scalfarotto, avremmo avuto il matrimonio ugualitario tra persone dello stesso sesso, avremmo avuto l'utero in affitto legalizzato, avremmo avuto probabilmente l'adozione dei minori e le coppie gay, eutanasia completa, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo vedere in questo momento l'aspetto positivo, che è appunto quello di un governo di tregua dal punto di vista valoriale. Ecco, invece appunto all'indomani delle leggi approvate dal Partito Democratico, com'è attualmente la situazione in Italia rispetto alle unioni civili tra coppie omosessuali e la pratica dell'utero in affitto all'estero e la trascrizione di bambini nati da coppie omosessuali? Allora, partiamo dalle unioni civili. Lì evidentemente i dati hanno confermato che si trattava semplicemente di un'operazione ideologica, nel senso che sono soltanto poche migliaia le coppie che sono ricorse alle unioni civili, a questo nuovo istituto. A sud proprio è stato un flop ancora peggiore, parliamo dell'1-2%, percentuali veramente bassissime, ma è chiaro che non ha risposto a un'esigenza reale che emergeva dal paese, ma è stata appunto un'operazione ideologica. E questo è pericoloso, perché ogni volta che si utilizza la funzione legislativa non per rispondere a un'esigenza del popolo, che è quello che dovrebbe fare la legge, ma soltanto per rispondere a esigenze ideologiche o di partito, beh, allora c'è qualcosa che non funziona. Per quanto riguarda l'utero in affitto, noi adesso abbiamo questo tentativo da parte della magistratura, cioè di introdurre per via di legalizzare per via giurisprudenziale questa cosa, appunto attraverso le trascrizioni e con dei falsi poi, perché un certificato di nascita che attesta che un bambino è nato da due mamme o da due uomini, da due papà, è oggettivamente un falso, perché la biologia ci dice che non è possibile. E quando poi questa nascita è dovuta appunto al ricorso alla barbara pratica dell'utero in affitto, e beh, allora di fatto poi si finisce per legalizzare questa pratica in Italia, nonostante ancora, ribadiamo, per la legge 40, l'utero in affitto è considerato un reato, anzi un reato che prevede la reclusione fino a 2 anni e una multa di 1 milione di euro. Però, nonostante tutto questo, come sappiamo, abbiamo avuto un uomo pubblico, abbastanza noto come Nichi Vendola, politico, che è ricorso tranquillamente a questa pratica. C'è molto da fare, ripeto, mi collego al ragionamento fatto prima. Al momento, grazie a Dio, questo governo non ha intenzione, ma proprio per un impegno assunto con questo contratto, non ha intenzione di toccare i cosiddetti temi etici e sensibili. Quindi dovremmo, dal punto di vista normativo, non ci sono problemi. Resta da vedere come risolvere la questione a livello amministrativo e a livello giurisprudenziale. Ma anche qui sembra che in qualche modo il vice premier Salvini si stia dando da fare, soprattutto nonostante abbia contro molte anche la vicenda delle carte d'identità, dove lui ha insistito nel prevedere padre e madre al posto di genitore 1 e genitore 2, ha veramente tantissime resistenze, compreso il garante della privacy che ci si è messo di mezzo. È una battaglia dura, perché tutto, diciamo che questa lobby del politically correct è veramente molto molto potente, quindi la strada è in salita.
Ecco, noi assistiamo purtroppo all'aumento da parte dei giovani di, diciamo, di dichiararsi appartenenti al mondo omosessuale o gender. Mi chiedevo, ma questo problema è un problema dovuto a un fattore di moda, diciamo, perché fa molto, come dice, dire bello dire sono omosessuale, oppure nasconde un problema, di mancanza di valori, un campanello d'allarme di disagio, di malessere dei nostri giovanissimi, insomma. Ci sono due aspetti che bisogna tenere distinti, secondo me. La questione dell'omosessualità, sì, in realtà rischia di diventare trendy, come si dice, per cui soprattutto negli adolescenti che per loro natura hanno l'indole di emergere rispetto ai coetanei, comunque. Fa parte della natura quella di apparire appunto come un po' particolare, uscire dalla banalità del quotidiano, e sta diventando un problema, perché in realtà non ci sono percentuali in alcune scuole che davvero non si giustificano rispetto alla media nazionale della presenza di persone che hanno questo orientamento sessuale. Per cui è un tema che va affrontato, bisogna capire qual è il disagio che c'è alla base. Io ho scoperto che sono tantissimi ragazzi che mi dicono che erano nati eterosessuali, pensavano di essere eterosessuali, poi hanno scoperto invece di essere la loro omosessualità grazie all'intervento di altri che poi sono diventati loro compagni, a volte anche adulti. Per cui bisogna capire anche lì, insomma, come si scopre questa cosa. Ma c'è il rischio del fatto che sia di moda, e lo vediamo anche e soprattutto nei paesi anglosassoni. Per quanto riguarda il gender, invece lì la cosa è un po' più complessa perché lì sta diventando veramente molto, molto preoccupante. Ora si evoca in continuazione la cosiddetta disforia di genere, che è una patologia rarissima, fortunatamente, riguarda lo 0,0% di alcuni bambini, e invece si sta incredibilmente diffondendo, e lì c'è un tema vero. Io cito sempre i dati di quello che è accaduto e sta accadendo in Inghilterra. In Inghilterra la BBC ha pubblicato i dati e ha fatto vedere che mentre di questi casi di bambini poi anche bloccati nella pubertà con la triptorelina, con questo farmaco, nel 2009 c'erano 94 casi, nel 2015-16 969, adesso siamo a più di 1000. C'è una sproporzione che sta interrogando anche il sistema sanitario britannico, perché poi queste cose sono a carico dei contribuenti, non si capisce questo boom e questa esplosione. In realtà anche lì abbiamo visto c'è un pericolo, perché quando in una famiglia non ci sono valori, cioè non ci si ancora a valori veri, e poi diventa davvero trendy avere il figlio come il figlio di Brad Pitt e Angelina Jolie, che è un bambino fluido, per cui decide cosa essere, per cui anche da questo punto di vista dobbiamo capire che c'è un tema culturale e bisogna che torniamo alla mela di San Tommaso d'Aquino, cioè a vedere la realtà per quella che oggettivamente è e non per quella che noi desideriamo, immaginiamo o vogliamo sia. Il rischio è che da una parte è chiaro, dietro c'è un interesse economico enorme, perché quando ci sono di mezzo case farmaceutiche che producono questi farmaci come il Gonapeptil o tutti gli altri farmaci a base di triptorelina, e parliamo di miliardi di euro, bisogna stare molto 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 attenti. Dall'altra parte c'è un'operazione di potere che io denuncio ormai da anni, per cui è chiaro che poniamoci la domanda, ma un uomo, un individuo confuso, che non sa cos'è, chi è, uomo, donna, maschio, femmina, senza identità, fragile e indifeso, a chi fa comodo se non al potere?
Uno così è un individuo facilmente manipolabile, ma soprattutto un perfetto consumatore. Dobbiamo stare attenti a questa pericolosa deriva anche di potere. Lo diceva benissimo Adriano Pessina, uno dei filosofi del diritto più bravi che abbiamo in questo momento, insegna la Cattolica, che proprio gli individui assessuati diventano dei soggetti perfetti per questo nuovo mercato globale, per cui c'è un'operazione molto molto pericolosa. Ecco, sempre rimanendo nell'ambito delle teorie gender, il Ministero dell'Istruzione sta continuando a portare avanti la sua campagna di sensibilizzazione nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie. Ecco, noi torniamo al discorso di prima, è chiaro che lo scenario che abbiamo davanti è di questo governo di tregua, continuo a definirlo così, che però ha due caratteristiche che non possiamo negare, due presenze importanti nei due ambiti che più hanno preoccupato il popolo Familii Dei e anche le nostre battaglie di questi anni, cioè la famiglia e la libertà di educazione. Noi abbiamo come ministro della famiglia Lorenzo Fontana, che io ho avuto piacere di conoscere anni fa. Lui ha presentato anche delle mie conferenze, ha presentato, anzi, in realtà siamo stati entrambi censurati a Milano, da Pisa Pia, quando all'Ambrosianum Fontana doveva presentare il mio libro Omofobia o eterofobia. E appunto, siccome siamo stati definiti omofobi entrambi, ci hanno negato questa possibilità. Ma in molte altre conferenze il ministro Fontana ha presentato i miei libri. Lui ha seguito i giuristi per la vita da quando più o meno sono nati, nel 2012-2013, ed c'è un rapporto di stima e di amicizia. Per cui è certamente un caposaldo da questo punto di vista. All'istruzione c'è il ministro Bussetti, che anche lui, tra l'altro io ho avuto modo di conoscerlo durante una presentazione di un mio libro Gender di istruzione, ed è stato molto sensibile a questo tema, cioè al fatto di tenere fuori dalla scuola questa ideologia, perniciosa ideologia, che rischia, come dice anche Papa Francesco, di creare soltanto tanta, tanta, tanta confusione. Per cui anche lui è in qualche modo una garanzia che in questo momento da parte centrale, da parte del Ministero, stiano fuori tutte queste cose. Dobbiamo stare attenti perché l'autonomia delle singole scuole consente ancora ad alcuni dirigenti ideologizzati di far penetrare anche a volte attraverso cavalli, veri e propri cavalli di Troia, cioè progetti che hanno nomi anche accattivanti ma che in realtà nascondono quella roba, e quindi bisogna tenere alta l'attenzione, bisogna che i genitori tengano alta l'attenzione e denuncino ogni tentativo di introdurre questa velenosa ideologia nelle scuole. Ecco, purtroppo la situazione a Parma da questo punto di vista è molto negativa e comunque grave perché l'amministrazione Pizzarotti è assolutamente a favore delle lobby gay e introduce nelle scuole, soprattutto dell'infanzia comunali, ma anche nelle scuole diciamo primarie, teorie gender o comunque promuove spettacoli di questo orientamento. Lei conosce la situazione, ha avuto modo di confrontarsi con le istituzioni della nostra città? No, io non conosco esattamente la situazione di Parma, non faccio fatica a credere che sia così, purtroppo è la stessa cosa in altre città d'Italia, e dico appunto occorre queste cose denunciarle fermamente, laddove poi è possibile intervenire anche dal punto di vista politico, non soltanto come ministero, ma anche attraverso interrogazioni parlamentari. Ci sono oggi dei parlamentari particolarmente sensibili che non farebbero fatica, per esempio, anche a proporre interrogazioni parlamentari e interpellanze parlamentari su questo fatto. Per cui io credo che bisogna davvero tenere accesi i riflettori su tutto quello che sta accadendo. E poi, anche qui, bisogna stare attenti, cioè, anche guardare l'operato degli amministratori, soprattutto gli amministratori locali.
va valutato poi al momento del voto, per cui bisogna ricordarsi la prossima volta come si sono comportati quelli che sono stati eletti, per cui bisogna anche fare una campagna di sensibilizzazione politica per cambiare le cose se in una città avviene quello che avviene come a Parma. Ecco, la conferenza di questa sera a San Paolo sarà incentrata sulle radici cristiane dell'Europa. Questa Europa che dà così grande spazio all'economia e ai valori economici, sta perdendo di vista chi è e dove stava andando quando è stata fondata e i valori su cui è stata fondata e per cui è nata anche. Il sogno di tre politici cristiani, De Gasperi, Schumann e Adenauer, si è oggi trasformato in un incubo. Oggi la cosiddetta Unione Europea si è ridotta a finanza e burocrazia. C'è una burocrazia asfissiante fino addirittura al ridicolo. Io stasera farò vedere che esiste addirittura un regolamento, il 1333 del 2011, che regola la lunghezza della banana, quanto devono essere lunghe le banane, cioè 14 centimetri e 27 mm, che è veramente ridicolo. Il punto per cui si è ridotta così l'Europa, ormai si è di fatto suicidata, è avvenuto quando ha deciso di togliere dalla bozza della Costituzione il riferimento alle radici giudaico-cristiane. In quel momento l'Europa è morta. E quando tu a un albero tagli le radici, cosa ci insegnano i nostri contadini? Che è solo questione di tempo, a primo colpo di vento l'albero viene giù. È un albero secco. Oggi questa Europa, avendo tolto Dio, anzi sostituito Dio con il vitello d'oro, con la finanza, con questo idolo chiamato euro, è destinato a implodere, anche perché, cioè, soltanto il riconoscimento di una comune radice religiosa giudaico-cristiana poteva tenere insieme popoli con lingue, culture, mentalità, così diverse e differenti. E la stessa cosa vale anche per il nostro paese, soprattutto in Italia. L'Italia non ha senso se non si riconosce in questo. E guardate, non si tratta di essere bigotti o baciapile o fanatici. Lo aveva capito un laico liberale, intelligente come Benedetto Croce, quando scrisse il suo celeberrimo saggio Perché non possiamo non dirci cristiani, che io consiglierei davvero a tanti, tanti, tanti cristiani che si vergognano di definirsi tali. È una questione quasi più culturale che religiosa, ma riguarda ancora di più l'Europa. Quindi, senza questa consapevolezza, l'Europa è inesorabilmente destinata ad implodere, in quanto già spiritualmente morta. Perché la domanda è: qual è il volto dell'Europa? Il muro bianco di una scuola dove hanno tolto il crocifisso? Cioè, niente. Ora, il neutralismo valoriale è un problema, così come è un problema il multiculturalismo scriteriato. Siccome abbiamo anche il dovere di confrontarci con una civiltà come la civiltà islamica, che ha un'identità molto forte, se noi non sappiamo neanche chi siamo o ci beiamo del fatto di essere neutri, neutrali, niente, vuoti, beh, è difficile fare un dialogo a due se uno dei due interlocutori non sa chi è. Quindi c'è anche una prospettiva di futuro, ma oggi noi dobbiamo ricominciare da capo. In che senso? Beh, vedete, la nostra civiltà occidentale, l'Europa di oggi, è praticamente la fotocopia dell'Europa al tempo alla fine dell'impero romano. C'era anche allora, come ora, c'era una grandissima, profonda crisi economica. Si era distrutta tutta la rete mercantile dell'impero, disoccupazione dilagante, classe media a pezzi, povertà.
C'era una grande crisi morale, depravazione sessuale, edonismo, scetticismo, cinismo, egoismo, corruzione. C'era una grande crisi politica, le istituzioni a pezzi, il grande senato, tutto finito. Ma il dato ancora più inquietante è che c'era una crisi demografica esattamente uguale alla nostra, aveva lo stesso tasso di natalità. Pensate che Roma, che all'apice dell'impero aveva più di 1 milione di abitanti, al tempo, alla fine dell'impero romano, era più che decimata. C'erano 80-90 mila persone che si dividevano le rovine. E chi fu in quella situazione così incredibilmente identica alla nostra a mettere insieme i cocci e costruire, riportare l'idea del vivere civile della polis greca alla luce del cristianesimo e fare l'Europa? Un uomo chiamato Benedetto da Norcia. È stato lui, attraverso l'esperienza dei monasteri, che ha acceso delle piccole luci in questo buio assoluto e ha veramente ricostruito la civiltà occidentale. Non per niente è stato dichiarato patrono dell'Europa. Un'Europa che però ha deciso di rinnegare quelle sue radici. Ecco, all'interno dell'Europa abbiamo un movimento dal basso che sta prendendo coscienza di questo problema e sta cercando di contrastare in qualche modo questa deriva. Sì, ed è infatti poi, vedete, l'Europa, allora, siamo chiari, l'Europa delle lobby massoniche, l'Europa delle lobby anticlericali, l'Europa delle lobby finanziarie, l'Europa delle lobby del politically correct, l'Europa delle lobby LGBT, dell'omosessualismo ideologizzato, l'Europa è un'Europa, l'Europa del neutralismo valoriale, l'Europa del multiculturalismo scriteriato, è un'Europa nemica dei popoli. E i popoli appena poi possono si ribellano a questa cosa qui. Ecco perché sta nascendo dal basso un movimento chiamato sovranista, a volte impropriamente populista, ma è qualcosa che è una reazione fisiologica a questa costruzione barocca che di fatto viene percepita, avendo rinnegato la sua funzione, che era quella appunto di tenere, come è nata ai tempi di De Gasperi, Schumann e Adenauer, cioè tenere popoli diversi uniti solo sulla comune consapevolezza di un'identità religiosa, quindi un'identità culturale religiosa, questa cosa è evidente che, essendosi trasformata in un'istituzione che è diventata un peso, anzi peggio, è diventato lo strumento con cui si è poi propagandata una colonizzazione ideologica. Perché ricordiamo che anche tutte queste cose che noi abbiamo, aborto, eutanasia, teoria gender, omosessualismo, vengono tutte dall'Europa, da questa istituzione che, ormai essendo a servizio della lobby del politicamente corretto e della dittatura del pensiero unico, cerca di imporre. È chiaro che la reazione non può che essere quella che stiamo vedendo. Cioè, quando un paese si sente colonizzato ideologicamente, reagisce contro il colonizzatore. Ma mi pare in tutta la sua evidenza, mi pare una cosa oggettivamente giusta. Quindi si può dire che potenzialmente le elezioni europee di maggio potrebbero portare un vento nuovo in Europa? Io credo che siano la madre di tutte le battaglie. Cioè a maggio si giocherà una partita fondamentale e molto importante, perché appunto si tenterà, e ci sono oggi, grazie a Dio, le condizioni per tentare un cambio radicale, andrebbe resettato tutto e ricostruito. Noi dobbiamo, a maggio, dobbiamo passare dall'incubo dell'attuale Unione Europea al sogno di De Gasperi, Schumann e Adenauer.
E in questa situazione di crisi, la Chiesa che ruolo gioca? Abbiamo una conferenza episcopale europea che si è appunto riunita lo scorso fine settimana. E come si muove questa conferenza episcopale europea e in generale la Chiesa all'interno di questa situazione? La Chiesa vive, questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti, un momento di grande difficoltà, di grande confusione, certamente sotto attacco, ma deve, secondo me, recuperare il coraggio di annunciare la verità, come diceva il maestro, gridandola dai tetti. Proprio per eseguire il mandato che le è stato conferito dal fondatore Gesù Cristo, e deve fare questo con il coraggio, anche se ha un prezzo oggi andare controcorrente, contro la dittatura del pensiero unico. Se la Chiesa comincia ad essere pavida, se la Chiesa comincia a invocare una sciagurata prudenza, anzi, diciamo le cose come sta: se la Chiesa diventa tiepida, rischia poi di fare la fine dei tiepidi dell'Apocalisse, quelli che vengono vomitati da Dio. Per cui bisogna davvero avere, oggi è difficile, il coraggio di proclamare la verità. In un momento in cui sembra che la menzogna abbia il sopravvento dal punto di vista culturale, politico, sociale. Dobbiamo contrapporre la verità alla menzogna. Se questo ha dei costi, bisogna che si paghino. Perché guardate, è inutile girarci tanto. Oggi il potere sta tentando di rinchiudere la fede nella coscienza individuale, anzi nella catacomba della coscienza individuale. Il potere vuole che la fede diventi un fatto esclusivamente privato. Ma così non può essere. La fede è per sua natura un fatto pubblico. Come diceva il compianto Cardinal Caffara, è il meridiano che attraversa tutti i paralleli. Non c'è nessuna esperienza dell'umano che può essere sottratta a questa prospettiva. Il lavoro, il rapporto tra l'uomo e la donna, l'impegno sociale, la politica, la cultura, tutto c'entra con la fede. E non può essere così, perché se fosse altrimenti, noi diventeremmo come quei tanti, purtroppo si vedono, quei cristiani bipolari o schizofrenici. Per cui tu sei cristiano in alcuni ambiti, so, quando vai a messa la domenica per un'ora, o in parrocchia, o qui o là, poi sul lavoro, al bar con gli amici, non lo sei. Questa cosa non esiste. O la fede è integrale o non è. E allora noi dobbiamo. E siccome, ripeto, il potere sta tentando, non tollera più questa presenza pubblica della fede. E bisogna noi che invece torniamo ad avere il coraggio, perché arriverà prima o poi ci sarà un nuovo sinedrio e noi saremo chiamati di fronte a questo nuovo sinedrio che ci imporrà di non proclamare pubblicamente la nostra fede. E noi cosa risponderemo? Risponderemo quello che hanno risposto Giovanni e Pietro: se sia più giusto obbedire a voi piuttosto che a Dio, decidetelo voi, ma noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e quello che abbiamo ascoltato, costi quello che costi. E in realtà noi stiamo andando verso uno scenario in cui probabilmente costerà sempre di più, ma questo fa parte dell'essere cristiani. La persecuzione, diceva anche il Papa, è una condizione fisiologica dell'essere cristiani, fisiologica della Chiesa. Bisogna che anche la Chiesa abbia la consapevolezza che non si può ragionare in termini umani. Per cui, se la Chiesa si vuole ridurre a fare la fotocopia sbiadita di una ONG, per cui il problema resta soltanto quello di portare i pasti ai barboni alla stazione
o gestire i migranti, beh, è bene che lo faccia fare a quelle istituzioni preposte che meglio organizzate, perché deve capire che tra l'originale e la fotocopia la gente può scegliere l'originale. Se non hai più nulla di affascinante da dire, perché il tuo voler a tutti i costi dialogare col mondo significa poi identificarti col mondo come fotocopia sbiadita. Beh, allora se non hai più niente da dire, non puoi neanche lamentarti che i seminari sono vuoti e le chiese sono vuote. Per cui bisogna tornare a proclamare con coraggio la verità, ma a evidenziare qual è quell'elemento che ti distingue dal mondo, perché ricordiamoci, molti vescovi purtroppo non se lo ricordano, ma noi siamo nel mondo, ma non del mondo. Perché se vogliamo essere invece del mondo nel mondo, e beh, allora è un problema. Allora, ecco perché bisogna avere il coraggio, costi quello che costi, certo, costa. Anzi, come io dico sempre, probabilmente la fede a costo zero è finita. È stato bello, è durato tanto, a noi tutto sommato fino ad oggi è andata bene, ma dobbiamo cominciare a chiederci, magari facciamolo da stasera, prima di addormentarci, prima di chiudere gli occhi e addormentarci, facciamoci una domanda. Quanto e che cosa siamo disposti a rinunciare per dimostrare che quello in cui crediamo è vero? Il lavoro? I soldi? La libertà? La vita? E guardate, non è che stiamo parlando chissà, ma non siamo mica al tempo dei martiri romani. No, no, no. Io qualche giorno fa ero a Roma, a Sitini, in Campidoglio, in difesa di Asia Bibi. Asia Bibi. 2018. E chi di noi avrebbe passato 8 anni in una cella umida, buia, senza luce, rischiando l'impazzimento per la fede? Oggi ci sono molti, ma molti più morti, molti, ma molti più martiri dei tempi di Nerone e Diocleziano. Quindi, allora, noi meritiamo più di Asia Bibi o Asia Bibi è stupida? Bisogna che E dove sta scritto che questa cosa un giorno, un domani, non debba toccare anche noi? Allora, è chiaro che dobbiamo cominciare a chiederci, e allora lì si capisce. Fatevi la domanda e datevi la risposta, così capite se avete davvero fede o se prendete in giro voi, il prossimo e il Padre Eterno. Grazie, facciamo un'ultima domanda e poi la lasciamo andare e ci vediamo stasera per la conferenza. Tutta la questione dei migranti e della gestione, e non, o meglio, non gestione da parte dell'Europa, che cosa c'è sotto? Che cosa ci stanno nascondendo? È solo cattivone Salvini o c'è qualcos'altro che l'Europa nasconde? Beh, io avevo letto un po' di anni fa un progetto dell'ONU che chiaramente prevedeva questo rimpiazzo della denatalità italiana con il fenomeno dell'immigrazione. È chiaro, qui il tema è molto profondo e dobbiamo chiederci. Da una parte, se stiamo, cioè, cosa vogliamo del nostro futuro? Perché io dico sempre: guardate che il problema più importante, il tema, la priorità delle priorità, l'emergenza con la E maiuscola nel nostro paese, non è il lavoro, la sicurezza, l'economia, no, è il tasso di natalità. I dati ISTAT del 2017 ci danno un dato agghiacciante. A fronte di circa 450.000 nati ci sono 650.000 morti, cioè c'è una differenza che non è più colmabile. Tra l'altro è incredibile perché è il dato peggiore dal 1861, cioè neanche durante la prima e la seconda guerra mondiale ci sono stati così pochi nati e così tanti morti. E per la prima volta nel 2018, che è ancora peggio del 17, i sessantenni hanno superato i trentenni, quindi siamo in un processo quasi irreversibile. Allora, è evidente che se noi andiamo avanti così, scompariremo, e siccome il vuoto non esiste in natura, verranno altri a sostituirci. La prima priorità, secondo me, su questo tema è capire
se abbiamo ormai deciso di fare la fine degli Etruschi e quindi scomparire, oppure se possiamo fare delle politiche, o solo politiche, ma so, anche a livello culturale, far emergere il tema, perché se non arriviamo almeno a zero non sopravviviamo. Se andiamo un po' più su, diciamo che forse abbiamo qualche possibilità di continuare a sopravvivere come popolo, come lingua, come cultura, ma attualmente siamo a 200.000 all'anno che spariscono sotto, Quindi così non si va da nessuna parte. Allora, detto questo, poi dobbiamo capire e poter affrontare anche il tema della migrazione, che io ricordo sempre la dottrina sociale della Chiesa a un punto preciso, 289, dove dice che l'accoglienza si può fare solo a due condizioni, con equilibrio e dignità, cioè che ovviamente siano gestiti i flussi, perché non si può accogliere tutti indiscriminatamente, e soprattutto a chi viene deve essere garantita una dignità, perché non puoi pigliare tutti e poi metterli negli scantinati coi topi. Quindi i flussi vanno regolamentati. Poi c'è un altro aspetto, io ricordo San Giovanni Paolo II, durante un messaggio alla giornata del migrante, disse una cosa importantissima: sì, accoglienza, ma attenzione, anche qui a due condizioni. Primo, che non si cambi, si incida e si modifichi l'identità culturale del paese accogliente e soprattutto l'identità religiosa del paese accogliente, perché anche su questo bisogna interrogarsi. E poi il terzo punto fondamentale, anche questo di Benedetto XVI, quando dice che il primo diritto è quello a non emigrare, quindi noi che politiche stiamo facendo? Che politiche sta facendo l'Europa per consentire a questa povera gente che scappa di restare a casa loro, che sarebbe la cosa anche più naturale e a volte anche più utile. Io ho conosciuto dei ragazzi nigeriani, laureati, ingegneri, che parlano cinque lingue, anche che nel loro paese potrebbero ricoprire anche ruoli importanti, alti, diventare ministri, che sono scappati e sono qui a fare i lavapiatti. Ma ha senso questa roba? Tra l'altro i vescovi africani continuano a dire: non portateci via i giovani migliori, perché stanno restando i più poveri e quelli più incapaci. I migliori se ne vanno. Non è è una seconda colonizzazione questa roba qua. Allora, come vuole affrontare questo tema? Ma siccome all'Europa in questo momento non interessa più nulla, perché essendo una struttura moribonda, davvero ascoltare Juncker sembra ascoltare Gorbaciov ai tempi dell'Unione Sovietica, dell'URSS. Proprio ormai così com'è è un'istituzione ormai sulla via del tramonto. Se non cambia radicalmente e torna a essere, ripeto, l'Europa del sogno di Schuman, di Gasperi, Adenauer, questa Europa non ha più senso. Non ha più senso. E proprio perché ormai si è incartata in questa autoreferenzialità assurda, per cui vivono in un mondo tutto loro, non riescono più a percepire né l'esigenza reale dei popoli né i problemi reali, che sono l'immigrazione è un problema reale, non lo si vuole neppure affrontare in nessuno degli aspetti di cui parlavo prima, ivi compresa la possibilità di aiutare questa gente a non andare via. Quindi dobbiamo aspettare davvero un'altra Europa, la vera Europa, quella che si preoccupa delle esigenze dei popoli e che risponde ai problemi veri, non agli alambicchi dell'economia, della finanza e del dio denaro. Bene, ringraziamo l'avvocato Amato e ci diamo appuntamento alla prossima volta e buona visione della conferenza che verrà trasmessa nei prossimi giorni. Bene, un Grazie. saluto a tutti quanti, grazie.